Buongiorno. Allora, intanto ci tenevo a dire che, cioè nel senso, mi volevo scusare se non sono stata in tutto questo tempo, ma purtroppo ho avuto un ragazzo che è stato in ospedale e poi sono con il trasloco e quindi non ho potuto né fare video né fare altro perché comunque mia ragazza aveva anche il mio computer in ospedale e quindi io non avrei comunque potuto editare i video, quindi praticamente era inutile che li facessi e quindi niente, non ho potuto fare nessun video. Ma comunque, se volete sapere, se vi interessa sapere che cosa è successo, insomma, perché mi è stato in ospedale, poi comunque anche per una questione di lavoro, ho avuto da fare anche al lavoro, comunque se volete mi interessa sapere cosa è successo al mio ragazzo, fatemelo sapere, così vediamo se, cioè, o meglio. Se volete saperlo vi faccio un video apposta oppure ve lo racconto in un vlog, nel prossimo vlog o in quello dopo comunque. Ovviamente come al solito non fate caso al mio aspetto, ma ieri volevo fare la doccia ieri sera, ma ero talmente stanca che non l'ho fatta. Dopo oggi entro alle 11 e esco alle 2:30. E alle 2:30 devo andare a prendere mio suocero. Ok, poi mio suocero non sono andata a prenderlo perché praticamente la strada era, cioè nel senso dovevamo andare a prendere la macchina del mio ragazzo, scusate per me, aspetta, ma sono ancora raffreddata e in più dopo che avrei scusatemi, come dicevo, c'era la strada, allora gli stavo dicendo che dovevamo andare a prendere la sua macchina perché dovevamo scaricare le robe da pescare a casa nuova nostra. Il problema è che la strada per andare a casa cioè la vecchia casa dei miei suoceri praticamente era chiusa e quindi non sono andata, infatti sono tornata adesso a casa. Adesso mi faccio una bella doccia e poi stasera siamo a cena a casa dei suoi. Scusate per se sono, sembra che sono bianca, ma in realtà è la luce. Comunque, sono sempre raffreddata, però adesso mi vado a prendere la propoli, anche per la gola perché ho anche mal di gola. E niente, ci vediamo dopo. Ok, super mega doccia fatta, comunque vi voglio far vedere cosa mi aveva comprato mia mamma. Praticamente mi ha preso questa camicetta, chissà che è di quelle lunghe con tutti i fiori, e da Stradivarius. L'ho pagata 19,95, ha preso la M. Ovviamente questo poi sarebbe il mio outfit di stasera, leggings con questa però li devo dare anche una stiratina. Poi mi ha preso anche praticamente questi pantaloni qua, che sono quelli largoni praticamente per intendersi, con questa fantasia, eccoci qua. Praticamente sono quelli super, scusa per la mano, praticamente sono su quelli largoni che le vengono anche larghi in fondo, sono molto carini. Comunque adesso mi sbrigo. Tra l'altro questi leggings qui sono anche finiti nelle barbe. Però vabbè, per stasera me li metto lo stesso. E come stivaletti ho deciso di mettermi questi qua, che praticamente sono fatti così, molto simili praticamente a questi. Che questi qui
o meno sono quelli di mia mamma, mentre questi qui sono quelli che mi ha comprato il mio ragazzo di recente, quelli più nuovi, diciamo. E non vi ho detto quanto ho pagato questi pantaloni. Praticamente questo ho preso la L e l'ho pagato 17,95, sempre da Stradivarius. Allora, poi mi sono ricambiata praticamente, non ho più messo quella, cioè, o meglio, avevo provato quella che avevo fatto vedere prima, però poi ho cambiato, ho messo un vestitino, però poi, siccome io con le calze non ci vado tanto d'accordo, allora ho ricambiato praticamente, mi sono messa questo maglioncino e c'ha il Joker, così scusate per il mio viso, tanto mi devo truccare ancora. E blu, praticamente un paio di jeans normali di cui che sono di quelli alta. E poi metto le mie Stan Smith, quelle elastiche verdi, insomma. Non so se piastrarmi anche i capelli, perché tanto onestamente parlando c'è l'umidità fuori, casomai metto due mollettine, una qui e una di qua, mi dà una truccatina e già è a posto. Scusate per il mio viso, tanto adesso mi trucco comunque. E niente, ci vediamo dopo. Ok, mi sono finita di preparare, messo il correttore, matita, mascara, niente di che. Comunque adesso siamo pronti per uscire, adesso andiamo. Io vi saluto direttamente adesso perché non so a che ora torneremo. E niente, vi mando un bacione e vi auguro la buonanotte. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!